Un trasporto d'emergenza pescara Padova. Appena 45 minuti di volo che hanno salvato la vita di un uomo colto da malore nella città abruzzese. Il viaggio salvavita è stato effettuato da un Falcon 50 del 31 stormo dell'Aeronautica Militare. Si tratta del secondo intervento in due giorni. L'uomo si è sentito male a Chieti. La prefettura ha chiesto subito l'intervento per un trasporto d'urgenza, avvisando la sala operativa dell'Aeronautica Militare, che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti. Ed è stato subito attivato così un Falcon 50. L'intervento è stato effettuato sulla tratta Pescara Venezia. L'uomo in pericolo di vita era stato ricoverato all'ospedale di Chieti, è stato imbarcato e trasportato a Venezia per consentirne poi il ricovero e l'intervento nell'azienda ospedaliera di Padova. Decollato da Pescara verso mezzogiorno e 30 l'atterraggio a Venezia si è concluso alle 13.15. Un altro volo d'urgenza era stato effettuato venerdì 3 gennaio per salvare la vita ad una neonata sarda di soli 10 giorni di vita.